Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Piano cashless Conte accelera, incontro con banche e poste. Gualtieri dice: in questi mesi boom di pagamenti digitali, leva contro l'evasione. Il Presidente del Consiglio ha incontrato istituti di credito e poste. Palazzo Chigi scrive: tutti pronti a collaborare. Il Ministro dell'Economia dice: questo governo, quando fa annunci, mantiene gli impegni. La nascita del Conte 2 ha salvato l'Italia. Quarantena attiva, la richiesta delle aziende per superare la carenza di braccianti per la vendemmia. Chi arriva dall'est Europa lavori separato dagli altri. Manca manodopera e la sanatoria voluta dalla ministra Bellanova ha dato scarsi risultati. I braccianti in arrivo da Bulgaria e Romania devono stare fermi per 15 giorni. Tra le soluzioni proposte da Confagricoltura col dirette CIA c'è far svolgere agli stranieri l'attività anche durante il periodo di quarantena, trattandosi di un lavoro che si svolge in aperta campagna. Dormirebbero in alloggi separati dagli altri. L'altra richiesta è di allentare i vincoli ai contratti di prestazione occasionale che hanno sostituito i voucher. Referendum, il PD si schiera ufficialmente per il sì al taglio dei parlamentari. Zingaretti ha detto che un voto per cambiare e fare le riforme. Il segretario in direzione ha chiesto e ottenuto il sì alla riduzione delle poltrone. Non è un tema di risparmi per lo Stato, sono minimi, dice. Così non ci sarà l'inarrestabile vento del populismo. L'ordine del giorno è stato approvato con 188 voti a favore, tra i contrari Cuperlo e Zanda. Non nominare Draghi invano, ma Conte lo disse già nel 2019. Nel raccontare la richiesta a Mario Draghi di candidarsi alla guida della Commissione europea, Giuseppe Conte sembra aver commesso agli occhi della stampa italiana un reato di lesa maestà, quasi come se non si potesse nominare invano il nome dell'ex presidente della BCE. Covid, la vera storia dello studio segreto di febbraio e le accuse di Salvini messe a confronto con quel che accadde a inizio emergenza. Il leader della Lega e Giorgia Meloni imputano al governo la responsabilità di non essere stati in grado di gestire l'emergenza, pur avendo a disposizione studi e scenari che li mettevano in guardia a metà febbraio sui possibili rischi di una diffusione del Covid-19 in Italia. Ma i due leader delle opposizioni dimenticano di citare alcuni fatti fondamentali, dal parere dei virologhi secondo i quali il virus non era una minaccia alla richiesta di aumentare i posti letto nelle terapie intensive fino al gesto di solidarietà alla Cina che si è rivelato vantaggioso in termini di rapporti istituzionali e solidarietà tra i due paesi. Notizie da Treviso e dal Veneto. Casier travolta dal cancello senza il bullone, un video ha ripreso la morte di Tommaso, depositato per la perizia disposta dalla procura, è indagato il responsabile della ditta che ha installato il manufatto. Covid, scoperti i primi casi negli asili della Marca, contagiato un bimbo di un anno nel Pievigino, scatta la quarantena per tutto il gruppo, caso sospetto nel capoluogo. Bambino ricoverato con febbre, il secondo tampone è negativo, il piccolo resta in pediatria, era risultato positivo al primo test. Gli esiti degli esami di ostetrice e conegliano appunto dopo la scoperta dei due casi. Scuola al via con 2000 cattedre vuote, caos nelle graduatorie e incubo reclami. Lo SNALS scrive: supplenze assegnate dopo il 14 settembre, bisognava pensarci prima. Ucciso dall'elicottero, il ricordo degli amici, uno scout modello, Paolo Piva, amico del finanziere, quando viveva in città, soccorse, dice, un anziano ferito e lo portò in spalla al rifugio. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti. Riprendono da lunedì 7 settembre i collegamenti all'Italia dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari a Roma. Per il momento si parla di una sola tratta, con partenza alle 6.55 del mattino e rientro alle 21.50 da Fiumicino.
A partire dal 1 di ottobre ci saranno due voli e un possibile ripristino di tutti i collegamenti con la capitale già a partire dal 25 ottobre con l'orario invernale. Alitalia garantirà la segnificazione giornaliera degli aeromobili. I passeggeri dovranno compilare l'autocertificazione prima dell'imbarco e indossare obbligatoriamente la mascherina per tutta la durata del volo. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, continuiamo con le altre notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Migranti a Trieste, l'incontro con il ministro Lamorgese, c'è la visita della ministra in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento sarà quindi in prefettura con i vertici della regione e una delegazione di primi cittadini. Oggi insomma, è il giorno dell'attesa visita in Friuli Venezia Giulia del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, sollecitata da più parti nelle ultime settimane a un intervento per alleviare i problemi legati ai temi dell'accoglienza e della rotta balcanica che hanno investito la regione dopo la fine del lockdown. Scappano dalla quarantena 9 denunciati. La Polizia di Stato di Trieste ha rintracciato i migranti dopo la fuga. Scappavano appunto dalla quarantena e sono state tutte 9 denunciati. I cittadini stranieri dal personale della squadra volante della Questura di Trieste perché allontanatisi da strutture dove erano in isolamento fiduciario. Grave incidente stradale all'incrocio Snaidero a Maiano. Verso le 16 di ieri si sono scontrate una Fiat Panda e un SUV. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Il grave incidente appunto all'incrocio Snaidero lungo la regionale 463 all'altezza del tratto che prende il nome di via Osoppo poco dopo le 16.30 a Maiano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Maiano si sono scontrati un SUV e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale con le ambulanze. A supporto per la viabilità anche i carabinieri della stazione di Maiano. Per la messa in sicurezza dei veicoli della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco. A Dolegnano, schianto tra un'auto e una moto, centauro gravemente ferito. L'incidente intorno alle 16.30 di ieri. Il motociclista avrebbe riportato serie lesioni a un arto. Il grave incidente a Dolegnano di San Giovanni al Natisono, dove intorno alle 16.30 di ieri, per causa in corso di accertamento, si sono scontrati un motociclista e una vettura. L'impatto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato per diversi metri, finendo con le due ruote in un campo. L'uomo avrebbe riportato l'amputazione di una gamba e altri traumi seri ed è in gravi condizioni. Ruba sigarette al centro commerciale, un sedicenne è stato denunciato. Il giovane che ha 16 anni ha sottratto 5 pacchetti di biondi al tabacchino della città fiera. Individuato il ladro che lo scorso 2 settembre, approfittando di un momento di distrazione della negoziante, aveva rubato 5 pacchetti di sigarette del valore di 25 euro dalla tabaccheria Hashtag all'interno del centro commerciale città fiera di Martignacco. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, è la prima di oggi, buon proseguimento con la programmazione.